Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale del coach. Oggi parliamo di postura e come migliorare la postura con un solo semplice esercizio. Allora, voglio fare un video semplice oggi, semplice ma soprattutto per farvi capire quello che serve per migliorare la postura, soprattutto se non siete fisioterapisti, se non siete esperti di posture, di allungamento muscolare, noi dobbiamo capire quello che serve effettivamente per riuscire a migliorare la nostra postura quotidiana, che deve andare a contrastare che cosa? La postura lavorativa sbagliata che magari assumiamo durante tutto il giorno e poi principalmente la forza di gravità che tende a schiacciarci e tende, diciamo, a metterci in una postura scorretta, no? Perché il nostro corpo tende sempre a mettersi in una posizione comoda e tende a mettersi in una posizione per andare a risparmiare energia. E quindi ovviamente una buona postura obbliga il nostro corpo ad avere invece un maggior dispendio calorico, muscolare, diciamo energetico. Per quale motivo? Perché ovviamente dobbiamo attivare maggiormente i muscoli per andare a contrastare determinate posizioni viziate o comunque dettate appunto dalla forza di gravità. Per esempio, forza di gravità, quando stiamo in piedi così, tende a chiuderci, a portarci in avanti, no? Noi per riuscire a vincere questa posizione scorretta dobbiamo azionare i muscoli posteriori della schiena e metterci in una posizione diciamo comunque una posizione in cui la muscolatura rimane attiva. Questo è un po' il problema della postura e perché ci troviamo quasi sempre in una postura scorretta. Se noi prendiamo le persone che lavorano, noi siamo seduti, facciamo l'omino, mettiamo il nostro amico che è seduto qua su una sedia, quindi noi siamo, ditemi se voi non vi trovate spesso in questa posizione, mettiamo che qua davanti abbiamo poi la nostra scrivania, abbiamo poi magari qua il nostro computer al lavoro, no? Quindi noi abbiamo la persona che nella maggior parte, adesso non sono bravissimo a disegnare, si trova in questa posizione. Quando ci troviamo in questa posizione, e considerate che passiamo delle ore in questa posizione, delle ore, quindi avete da fare gli esercizi per riuscire a contrastare questa postura, perché nel tempo il corpo automatizza determinati atteggiamenti e nel tempo, se non facciamo niente per contrastare questi atteggiamenti, si vanno a consolidare andando a creare proprio delle modificazioni strutturali di cartilagini, di muscoli, di tendini, di legamenti che vanno tendenzialmente ad accorciarsi. Quando si accorciano certe diciamo strutture del nostro corpo, poi diventa tutto più difficile da andare a risanare. Perché cosa succede? Che noi qua notiamo che questo soggetto, ed è la maggior parte dei soggetti che lavorano comunque in ufficio, tenderà ad avere problemi alla bassa schiena, soprattutto il movimento del bacino perderà la sua capacità naturale di muoversi, tendendo a stare in retroversione andando a bloccare questa zona qua. Molto probabilmente questa chiusura si accentuerà con una, diciamo, retrazione muscolare della muscolatura anteriore, quindi del petto, gran pettorale, piccolo pettorale, che tenderanno a chiudersi in questo modo. Quindi quando noi poi ci solleveremo in piedi, problematiche poi magari anche a livello cervicale, no? Ma principalmente sono questi gli snodi che danno più problematiche: bacino, spalle, zona cervicale, perché andiamo ad assumere appunto un atteggiamento scorretto e manteniamo questo atteggiamento per molti minuti, molte ore durante il giorno, ma durante le settimane, durante i mesi, durante gli anni, no? Quindi noi per riuscire a migliorare dobbiamo cercare di andare ad allungare, a fare il contrario di quello che abbiamo fatto in questa situazione. Per fare il contrario, ecco, a volte mi chiedono: ma quanto devo farlo? Ecco, più ne fai meglio è, anche tutti i giorni, perché tu pensa, stai delle ore, delle settimane in questa posizione e tu pensi che facendo postura una volta alla settimana, un'oretta ti basti? Non basta, non basta. Noi dobbiamo in tutti i modi, tutti i giorni, più volte al giorno, cercare di contrastare questa postura. Come lo facciamo? Lo facciamo con i nostri workout.
Ok, quindi già l'allenamento ci aiuta, magari mettiamo che ce li diamo 3, 4, 5 volte alla settimana, va bene, è tutto un movimento che quando ovviamente ci alleniamo riusciamo a mantenere una postura più corretta, riusciamo a muovere i nostri muscoli per riuscire a mettere in atto l'esercitazione che abbiamo deciso di fare. Ecco, e non deve essere specifico il workout per migliorare la postura, allenatevi in modo equilibrato per allenare in maniera corretta le spalle, la schiena, il petto, gli arti inferiori, in modo equilibrato, cercando di allenare tutto il vostro corpo. In più sarebbe ottima cosa, molto consigliata, quasi obbligata, mettere esercitazioni di, mettiamo, stretching che comunque tutti sanno che lo stretching, intendiamo atteggiamenti in cui cerchiamo di allungare i nostri muscoli. In particolar modo non dobbiamo inventarci grandi allungamenti, dobbiamo cercare di andare a colpire, soprattutto se siamo in questa posizione, tutte questi snodi che vi ho detto prima, sono gli anelli deboli del nostro corpo. E per far questo ci vengono incontro determinate posture. Ecco, se trovate qua sul mio canale, trovate delle posture a squadra, vi faccio proprio vedere, vi faccio fare l'allenamento delle posture a squadra. La migliore, vuoi non vuoi, perché in maniera quasi obbligata ci aiuta ad andare a contrastare questi atteggiamenti, è la postura a muro. Quindi noi abbiamo il nostro muro, ok? Quindi ci mettiamo con le gambe a muro, schiena sdraiata, testoline, braccia candelabro, in questo modo, piedi tirati verso il basso. Questa postura è fantastica perché ci permette di contrastare questi atteggiamenti, ci permette di allungare a livello di spalle, di petto, quindi ci permette di aprire le spalle, ci permette di andare a stirare questo nodo, ci permette di andare a stirare teoricamente tutta la catena cinetica posteriore. Quindi grazie a questa postura la potete mantenere anche 5-10 minuti, ripetuta anche per due volte al giorno, e non c'è limitazione, potete farmela anche tutti i giorni che va bene. Questo è l'esercizio che vi può aiutare realmente a migliorare la vostra postura. Come sempre, grazie per l'attenzione, se volete essere seguiti da me e dal mio staff trovate indicazioni qua sotto, altrimenti qua sul canale YouTube trovate veramente migliaia di video che vi potranno aiutare a migliorare il vostro fisico e migliorare la vostra salute. Grazie come sempre e mi raccomando, spolliciate. Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video, perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!